da un'idea particolare, ovvero quella di realizzare delle cartoline, loro hanno iniziato ad andare alla caccia degli angoli più nascosti, particolari, e fermarli con uno scatto fotografico. Gruppo fotografico, per l'appunto, Argonese, con il presidente Valerio Merli. Da lì tutto ebbe inizio. Si parla del 2003. Si parla del 2003. E in quell'anno fu un'idea della loro amministrazione di realizzare una sorta di concorso, chiamiamolo così, ma supportato anche da alcuni aiutanti esterni, alcuni consulenti esterni, di realizzare una serie di cartoline del paese, che effettivamente non esistevano più, perché l'ultima volta che erano state fatte le cartoline risalivano più o meno agli anni 50, quindi effettivamente leggermente datate. Quindi da allora si lavorò su questo progetto, venne fatto questo cofanetto di cartoline, quindi fotografando in giro in tutti gli angoli del paese più o meno noti, o anche magari angoli più o meno anche quasi anonimi, ma poi evidentemente come posso dire, di grande impatto comunque venne un bel lavoro. Però da allora questo gruppo di persone che si erano trovate per lavorare su questo progetto si ritrovò ancora in successive fasi. Vennero messe a disposizione alcuni locali dell'amministrazione, tant'è che nel 2007 ci fu l'ufficializzazione di questa cosa, quindi venne costituito effettivamente il gruppo fotografico Argonese, nonché abbiamo l'onere, ma direi onore a questo punto, di conservare tutti questi ricordi. Quindi abbiamo il nostro archivio fotografico, che a questo punto è molto preciso dal 2007 in avanti. La particolarità è che forse noi in Val Cavallina, da quanto ne so io, forse siamo l'unico qui, perché poi da qui in avanti non ci sono più, tant'è che abbiamo avuto chiaramente il circolo, che è composto da circa 14-15 persone, ci sono persone che entrano, persone che escono, però abbiamo avuto gente anche di su verso Entratico. Valerio, dai, sì. Quattro amici al bar adesso in quanti siete? Ma come dicevo, circa 15, il numero medio è 15. Valerio, vedo sì. Che ci ha raggiunti per l'appunto Maurizio Persico, che peraltro lui è, possiamo dirlo, no? È amico del Regazzoni. Foto, tutta una storia, non soltanto di San Paolo, lui è proprio la storia a tutti gli effetti, no? Del gruppo, sì. Non soltanto. Ma allora Maurizio Persico è uno dei padri fondatori, dai, utilizziamo questo termine, comunque dei soci fondatori, aveva lavorato appunto sul progetto delle cartoline e poi è sempre rimasto un collaboratore, diciamo, fondamentale. Sempre attivo, ha mollato adesso la macchina fotografica, ma mi sa che anche di notte la macchina fotografica la tiene vicino. Pronta, è sempre pronta la macchina fotografica, per qualsiasi momento, quando si va in macchina, quando si è per la strada, quando si vuole anche fare una passeggiata, la macchina fotografica deve esserci sempre, perché cogli l'attimo. Quell'attimo lì, cioè quel momento lì, dopo non c'è più. Maurizio, com'è cambiato il paese? No? Voi che lo vivete quotidianamente, l'avete vissuto per l'appunto con questi scatti, avete raccontato tutta una storia che è stata poi raccolta in una mostra. Dunque, io sono dal 75 che risiedo qui, abitavo a Bergamo prima. Quando sono venuto qui l'idea era dire, ma Dio, dove sono andato a finire? Mi sognava di passare dalla città a un paese nel Medioevo, diciamo, un paese molto chiuso, che poi pian pianino adesso si è aperto dai 1.500 abitanti, 2.000 abitanti che potevano essere, forse non arrivava neanche nel 2.000 abitanti nel 75, adesso siamo oltre 5.500, moltissime famiglie che vengono da fuori, poi più le sono sorte un mare di associazioni, poi tramite, io ho iniziato anche seguendo un po' il corpo musicale di San Paolo d'Argon, per cui ho seguito per 10 anni e lì ho cominciato a conoscere la gente e poi da cosa nasce. Dal corpo musicale sono passato ai fotografi e via, adesso mi passo per la strada al fotografo, io non ho mai fatto il fotografo di professione, per cui... È bellissimo vedere questa spontaneità, questa solarità, questa voglia di trasmettere proprio la passione per la fotografia, però un poco di pazzia c'è. Si parla di anno nuovo 2014, un calendario incredibile. Allora, il calendario di quest'anno, come diciamo che tra le cose con cui collaboriamo con l'amministrazione è il calendario, ormai ne abbiamo fatto uno qualche anno fa, poi quello dell'anno scorso che era un calendario più tradizionale dove c'erano degli scorci di San Paolo d'Argon, e quest'anno invece abbiamo proposto una cosa diversa, nel senso abbiamo lavorato come gruppo indipendentemente dal calendario, quest'anno abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso, al di là dei soliti paesaggi, ritratti, è stata l'idea di un
di un socio, quella di lavorare su opere d'arte, nel senso abbiamo preso delle opere d'arte abbastanza famose, per esempio La ragazza con l'orecchino di Perro, giusto per citarne uno, o L'ultima cena di Leonardo, quindi o La deposizione del Mantegna, quindi opere abbastanza conosciute, e l'abbiamo reinterpretata in maniera fotografica. Quindi è una reinterpretazione della fotografia, no? Alcuni l'hanno fatta veramente precisa, nel senso proprio persone in costume, ambientazione, altri un pochettino più libera, ma richiama assolutamente quello che era l'opera iniziale. Tra le altre cose, diciamo, particolari, c'è una fotografia del gruppo dove abbiamo ricalcato L'ultima cena di Leonardo, quindi interessante, diciamo, un calendario che ha fatto molto parlare di sé, insomma. Quindi abbiamo avuto gente entusiasta, detrattori, gente scandalizzata, però insomma abbiamo centrato sicuramente l'obiettivo. Valerio, pensiamo al futuro, lanciamo di nuovo un appello ai nostri giovani telespettatori. Sì, tra i programmi di quest'anno, perché il programma l'abbiamo in definizione in questo periodo, quindi inizio dell'anno, abbiamo già messo a calendario, definiremo la data brevissimo, ma sicuramente partirà dal mese di febbraio, un corso di fotografia base. Pensiamo di avvalerci della collaborazione di alcuni fotografi professionisti del territorio. Dobbiamo ancora decidere. Comunque, questo corso qui ha lo scopo chiaramente di avvicinare un po' di persone al gruppo, continuare a diffondere il discorso della cultura fotografica, che è uno dei principi del nostro statuto, e sicuramente questo ci può aiutare ad avere altre persone all'interno del circolo, perché chiaramente un po' di facce nuove, un po' di ricambio fa sempre bene, idee nuove che arrivano e modi di vedere anche le immagini diverse, che è tutto un arricchimento in generale del gruppo.